Il politically correct, espressione che in italiano significa politicamente corretto, abbraccia anche il settore dei giochi da tavolo, ma ci sono giochi in commercio, soprattutto tra i party games, che trattano argomenti che possono risultare discriminanti e disturbanti. Benvenuti nella top 5 dei giochi da tavolo 2024 che vanno contro il politically correct. Ciao a tutti, io sono Board Games Francesco e nel mio canale trovate consigli e tutorial sui giochi da tavolo. In questo video andiamo a scoprire 5 giochi da tavolo rigorosamente per adulti che hanno argomenti e frasi al loro interno che possono andare in contrasto con il politically correct. Sono per la maggior parte dei giochi di parole, ma tra loro è anche presente un gioco di disegno. Nel frattempo vi consiglio di iscrivervi al canale per non perdere i miei prossimi video. Iniziamo! Cocorido di Asmodee. Cocorido è presentato come il primo gioco per adulti, pensato da adolescenti e prodotto da bambini. È stato ispirato dal successo di Cards Against Humanity, ovvero il capostipite di questa categoria di giochi contro il politically correct. Cocorido è stato recentemente preso di mira da una pagina Instagram di attualità molto seguita e l'editore pubblicherà una versione del gioco rivisitata in alcune carte ritenute disturbanti. Disegni cattivi di Magma Games. Disegni cattivi è il gioco da tavolo dei disegni vietati, in cui potete dare sfogo alla vostra creatività artistica. Si può definire come un Pictionary più veloce e compatto, con argomenti dedicati agli adulti. Il gioco presenta 120 carte, ognuna dotata di 5 parole, per un totale di 600 parole. Judoku, Vizio Capitale, di ATM Gaming. Judoku, Vizio Capitale, è il nuovo gioco uscito in Italia della famosa serie Judoku. Presentato come un gioco che stravolge le vostre serate, in Judoku Vizio Capitale trovate la bellezza di 600 carte domanda. Rispetto al primo gioco della serie ci sono ben 4 categorie di carte speciali invece di una, caratteristica che lo rende più vario e longevo. Spietato di ATM Gaming. Spietato è il party game perfido per persone gentili. Pubblicato dai creatori della serie Judoku, Spietato offre un'esperienza di gioco simile al suo predecessore. Anche qui la longevità di certo non manca, grazie alle 600 carte domanda che garantiscono tante ore di risate e divertimento. What Do You Meme? Di Yas Games. What Do You Meme? È il gioco per adulti appassionati di meme, in cui bisogna associare situazioni assurde a foto divertenti, da posizionare sopra un apposito cavalletto. Sono presenti oltre 400 carte domanda, di cui 50 appartenenti alla categoria con argomenti molto piccanti. Ma la particolarità del gioco è data dalle 60 carte in formato grande, delle esilaranti foto dei meme, alcune molto celebri in Italia. Se vi è piaciuto questo video, mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere quali sono i vostri giochi da tavolo preferiti che vanno contro il politically correct. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e vi ricordo che il gioco è divertimento. Ciao!